Siamo a Votigno, un vecchio borgo matildico recentemente ristrutturato. Però qui, sulla mia sinistra, vediamo l'immagine del Buddha, un'immagine orientale, occidente, oriente, uniti qui sotto Canossa, nel territorio matildico. Un intreccio strano, un mistero che cercheremo adesso di chiarire. Votigno, un vecchio borgo medievale collocato nei pressi di Canossa, un centro rurale di servizio del castello della Gran Contessa, era divenuto un fatiscente borgo ove vivevano, ma lo avrebbero fatto ancora per poco, due famiglie. Tutto si deve allo spirito di intraprendenza di Stefano, dentista di professione, studioso, ricercatore e artista per hobby. In lui, ancora studente universitario, esplose nel 74 la passione per Matilde e per questi luoghi. Fu qui, in quell'anno, che scoprì, quasi per caso, Votigno e se ne innamorò a tal punto da cominciare ad investirvi il suo tempo e il suo denaro. Poi, più tardi, l'amore per Matilde dovette convivere con quello per il Tibet, una nazione soggiogata e oppressa dalla Cina, affascinante per quei suoi monaci e monasteri, per quel suo carico di non violenza, contro la quale si è scatenato un carico di violenza e di ferocia senza uguali, sopportate però con un atteggiamento di fiera e mai rassegnata dignità, e finalmente oggi rimbalzate all'attenzione del mondo intero. Due amori per Matilde e per il Tibet potevano conciliarsi solo qui a Votigno. Da allora Votigno è divenuto ideale punto d'incontro tra Occidente e Oriente, tra la storia e l'esaltazione di un medioevo lontano e magico, tutto impregnato di miti, di una civiltà cristiana spesso travalicata e i sapori e le tentazioni di un Oriente che mantiene e diffonde i miti di una sua particolare adesione alla vita. Lontane, troppo lontane le due storie per avere un punto di convergenza, troppo vicine invece nell'animo di chi le ha maturate, vissute e compenetrate per giudicarle inconciliabili. Votigno può apparire così un controsenso, un luogo incoerente solo per chi non accetta la logica della conciliazione dei miti e delle magie, per chi intende giudicare l'architettura e il suo recupero solo sulla base di una logica e fredda conseguenza scientifica. Qui c'è amore più che scienza, amore per la storia, per i valori, e non è davvero poco.
Un pittore tibetano, Tashi Lama, con la moglie e i suoi due figli, vive da 2 anni qui a Votigno e dipinge nei massi di Matilde immagini religiose e fantasie tibetane. Stefano Dallari ha istituito qui a Votigno la Casa del Tibet e conosce personalmente il Dalai Lama, che ha promesso molto presto di fargli visita qui. Scrive Fosco Mareini, scrittore, fotografo orientalista, nonché padre di Dacia. Quale Solzhenitsyn tibetano racconterà mai i patimenti, le paure, le angosce, la fame, i geli, le separazioni, gli addii strazianti, le morti anche terribili che centinaia di migliaia di tibetani hanno dovuto soffrire per il sol fatto di voler restare fedeli a loro stessi, ai loro legami con un insigne passato? Ecco perché il Tibet ha tanto bisogno di cuore, del nostro, del vostro cuore, del cuore di tutti. Scrive Stefano Dallari nel suo libro Pianeta Tibet: il Tibet è l'anima del mondo, e come la nostra anima è nascosta, protetta dal guscio del corpo, così la terra ha protetto la sua anima dagli urti, dagli occhi indiscreti, dal rumore assordante della vita, e l'ha nascosta fra le vette immacolate dell'Himalaya, gioiello inaccessibile alle mani profane. Per centinaia d'anni i tibetani hanno custodito quest'anima, solo loro potevano farlo, solo il popolo più elevato poteva svolgere questo compito. Solo un popolo eccezionale poteva sopravvivere ad altezze infinite, in perenne carenza d'ossigeno, sfidando inverni durissimi, alimentandosi soltanto con orzo e burro. Solo un popolo straordinario poteva trasformare le immani difficoltà della natura in una civiltà sofisticatissima, talmente progredita da abolire nel suo cuore il meccanismo della violenza e della sopraffazione. Una società senza eserciti, un immenso laboratorio di armonia dove ogni tibetano era il perno della ricerca interiore ed insieme l'abbraccio per i suoi simili e per l'intero creato. Ma il coltello cinese, assetato di potere, ha lacerato il silenzio incantato delle valli tibetane, e nemmeno i milioni di Buddha ispirati alla compassione hanno impedito ad un esercito nato per offendere di violentare questo suolo puro, di farlo sanguinare, uccidendo, torturando i corpi, le foreste, i fiumi sacri, i monasteri, i villaggi. Ora, dopo 40 anni di colonialismo durissimo, il Tibet sta morendo, e col Tibet si sta spegnendo l'anima del mondo, l'anima votata a generare compassione, gentilezza, ricerca interiore, luce per le tenebre di tutti. Anima universale che ci appartiene, anima violentata, fiamma di luce esausta ad un passo dalla fine. Abbiamo vissuto di tutto questo un po' qui a Votigno, sotto il castello di Canossa, che profuma ancora di Medioevo e di Occidente, anche se nell'orto di Matilde sono stati gettati questi semi di Oriente con discrezione, passione e amore.